Vietta sigara, fosca e larga, cinque mai singoli, tema li arga, e sol fanciullo, omi sarcigno, l'occhia fice a turbo sanguigno, d'oror compre, so compresa è la nutrice. Franco Zeffirelli firma anche la quinta opera in cartellone dell'88esimo Festival dell'Opera Lirica all'Arena di Verona, Trovatore, nella stessa produzione del 2001 e 2002. La Fondazione Arena, visto il successo di pubblico e di critica delle due edizioni, ripropone quest'opera sia pure con qualche modifica apportata dal regista fiorentino. La compagnia di canto è la stessa che presentò l'opera lo scorso anno al Metropolitan. In questa edizione di Trovatore sul palcoscenico areniano vediamo l'esperto tenore Marcelo Alvarez nelle vesti di Manrico. Alvarez è ritenuto uno dei più importanti tenori di quest'epoca. Nelle ultime stagioni ha ricevuto il più alto riconoscimento per le sue interpretazioni nei ruoli principali di Trovatore, Luisa Müller, Un ballo in maschera, Tosca, Carmen, Aida, Adriana Lecouvreur e Andrea Chenier. Maestro, lei debutta in Manrico qui in Arena. Sì, questa è la prima volta giustamente qua in Arena, però l'ho fatto già, ho cantato quasi 40 volte in diversi teatri del mondo. È importante questo personaggio anche per il suo carattere? Sì, perché giustamente dal momento che ho cantato non mi sono lasciato trascinare della storia di questo uomo soltanto l'eroico al base dell'isterismo. Io credo che questo uomo ha tante virtù nelle quali il pubblico deve passare i sentimenti per il corpo di Manrico. Lui ha questo rapporto quasi infermizzo con idolatrare la madre, questo amore incredibile con rispetto a Leonora e l'odio con rispetto al Conte di Luna, e questo son cose che in Manrico, questo giovane impulsivo, si deve vedere giustamente verso un canto giovanile, e questo è lo che ho proposto quando ho cantato tante volte, come lo che proporrò in questa Arena di Verona. In Arena si dice che non si può cantare, però lei dice che si può cantare e fare musica senza gridare. Sì, perché mi ricordo certi maestri mi dicevano che Arena, se non hai la tecnica e vuoi spingere, fa implosione la voce. Invece quando hai la voce progettata, più che fai un piano, si sente fino all'ultimo gradino. E l'ho confermato dal momento che ho cantato nel 98 il Rigoletto e tanti altri ruoli, e la mia Carmen, quando ho il coraggio di cominciare l'aria mia in pianissimo totale, e il silenzio che provoca questo nel pubblico è magico, credetemi, non solo per il pubblico è magico, sino per noi che cantiamo, sentire il pubblico zitto, che ti ascolta in ogni silenzio. Questo significa che si può fare un'energia positivissima in questo anfiteatro incredibilmente grande. Yeah.
arena dopo alcuni anni di assenza il soprano statunitense Zondra Radvanovsky, una delle stelle emergenti del panorama lirico internazionale, che interpreta il ruolo di Leonora. Osannata dai quotidiani New York Times e il Times per l'intensità e la ricchezza della sua voce verdiana. Allora, Leonora, un personaggio che ama un uomo, però è contrastato dal rivale. È una storia un po' sanguinaria anche. Ma è normale, è la vita, come la vita di tutti. Una donna innamorata con questo uomo non è corretto. È questo, come si dice, l'altro uomo. Ma il cuore è il cuore, eh? È come la vita. È normale. Una fine tragica. Sì, sì, ma e questo è Verdi. Tutte le opere Verdi, Puccini, è così. E io amo così. Quante volte hai interpretato Leonora? Oh, mamma mia. Tante volte. Di più di 150, 200 recite. Mamma mia, tante. Sì. È un personaggio però che richiede molta passione. Ah sì, e con la musica e anche la personaggia è pieno di amore, e emozione, tutti. E per me il Trovatore è ottimo l'opera di Verdi. Quella del baritono siberiano Dmitri Vorostovsky è una voce nuova per l'arena. In Trovatore interpreta il Conte di Luna. Nel 1989 il cantante siberiano ha vinto il prestigioso concorso Cardiff Singer of the World. Canta nei templi più famosi dell'opera lirica. In Italia, dopo il memorabile debutto nell'Eugenio Nieghi di Tchaikovsky alla Fenice di Venezia, la sua strada lo ha portato alla Scala, contraviata quindi a Cagliari, al San Carlo di Napoli e all'Arcimboldi di Milano, a Palermo e a Roma. Infine il mezzo soprano Marianne Cornetti canta il personaggio della zingara Azucena. Il repertorio di questa cantante lirica abbraccia tutto il vasto panorama delle figure del melodramma a cui è richiesta la voce di mezzo soprano: Amneris dall'Aida, Azucena del Trovatore, Eboli del Don Carlos, Artrud del Lohengrin, Braggame dal Tristano Isotta, quindi Santuzza, Lady Macbeth, la principessa Bouillonlo, Rosa Abigail. Oh,
Franco Zeffirelli, anche per questa ripresa di Trovatore, ha lasciato sostanzialmente l'ambientazione delle prime edizioni, con le suggestive scene dai forti e violenti colori, in fedele sintonia con i gusti del grande pubblico areniano. Ma è l'opera stessa che piace, perché è la più immediata, tanto immediata quanto piena di fuoco, come scrive Michelangelo Zurletti. Quanti richiami al fuoco in quest'opera! Tutto mi investe un fuoco, dice il conte di Luna pensando a Leonora, e ancora divampa il mio furor, insistendo sul naturale infiammarsi dei sentimenti. E Leonora da parte sua nutre per Manrico perigliosa fiamma e si riconosce causa di tutto quel fuoco. Ancora c'è il terreno fuoco del supplizio, la vampa che stride, le vampe d'inferno, il rogo eterno che arde anche l'anima, dove in questo fuoco i protagonisti avvampano di furore, d'ira e di gelosia. We'll be right back.
trovatore del regista scenografo fiorentino assume un esaltante valore nell'ampiezza del palcoscenico e della cavea areniana. Zeffirelli ha accentuato l'immagine sull'aspetto simbolico della guerra che anima la tormentata vicenda tra i protagonisti. La storia è ambientata nella Spagna del XV secolo. Una vecchia zingara stregò il figlio minore del conte di Luna. Per questo crimine viene condannata al rogo. La figlia Azucena, per vendicare la madre, rapisce il figlio del conte e lo fa morire sullo stesso rogo, così crede, in quanto scambia i bambini e getta tra le fiamme suo figlio. Negli anni Manrico, cantastorie, creduto figlio di Azucena, e il figlio maggiore del conte di Luna, fratelli inconsapevoli, si trovano ad amare la stessa donna Leonora, ma quest'ultima preferisce Manrico. Le posizioni di forza non sono pari. Alla fine, per gelosia, il potente conte di Luna ha il sopravvento sul trovatore cantastorie Manrico e lo fa decapitare. Stessa sorte tocca alla zingara Azucena, la quale, prima di morire, svela al conte di Luna che Manrico era suo fratello. La vendetta della gitana si era compiuta. Leonora, per non sposare il conte di Luna, si suicida. Yeah.